I parlamentari toscani fanno squadra insieme alla regione oltre le appartenenze politiche per giocare fino in fondo la partita del PNRR sfruttandone al meglio le opportunità decisive di sviluppo per il nostro territorio. È il terzo incontro programmatico sul tema del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. Stavolta il presidente Eugenio Giani ha incontrato nel saloncino del Teatro della Pergola a Firenze deputati e senatori della Toscana. Insieme a loro anche alcuni consiglieri e assessori regionali. Un incontro di merito, ma anche di metodo, cui ne farà seguito un altro a stretto giro di posta, ha ribadito il presidente Eugenio Giani. Quello che è emerso al di là dei singoli interventi, un raccordo. Che forse era metodo che non c'era. Mi ha fatto piacere che sia stato riconosciuto che questa è stata la prima riunione che si è svolta in una regione e indubbiamente è un metodo che io voglio instaurare, quello di un raccordo fra i parlamentari e la regione, perché ambedue abbiamo da un lato noi regione da svolgere un ruolo di coordinamento verso i comuni e gli enti locali, cioè verso le comunità territoriali, dall'altro loro hanno lo sforzo e la ricerca di pesare di più sulle scelte che fa il governo. Una programmazione che è stato detto da più parti che non si deve fermare al solo PNRR. I progetti vanno pensati anche per usufruire di altre risorse. Abbiamo avuto un'impressione molto positiva. C'è bisogno di supportare da Roma un ulteriore processo di semplificazione perché è troppo complicato, come si dice, mettere a terra i progetti. Però sarà un nostro impegno, questo molto serio. Nello stesso tempo c'è bisogno di mettere insieme tutte le risorse perché non c'è solo il canale del PNRR a finanziare i progetti in Italia in questo momento. Ci sono tutte le altre risorse europee che arrivano, che ci sono le risorse di bilancio, quindi sarà importante trovare progetti dove si può investire step by step. Un ottimo incontro, devo dire, nella concretezza, nel pragmatismo, da più parti, dai rappresentanti eletti di diversi partiti è giunto forte e chiaro il messaggio che per sfruttare appieno la grandissima opportunità rappresentata dal PNRR per la Toscana bisogna lavorare tutti assieme. Superare naturalmente lo spirito legittimo in democrazia di appartenenza e spingere tutti assieme affinché la Toscana possa cogliere i frutti di questa grande possibilità. Dobbiamo assolutamente ripartire e il PNRR rappresenta il progetto fondamentale attraverso cui deve passare questa ripartenza. I tempi sono strettissimi, è necessario lavorare tanto. Noi ci siamo, ho chiarito che per il Movimento 5 Stelle questo lavoro di collaborazione passa attraverso tutte quelle opere che possono veramente migliorare la qualità della vita dei cittadini.